Lo scompenso cardiaco, condizione nella quale il cuore non riesce a pompare in modo soddisfacente il sangue nel resto dell'organismo, colpisce 1 milione di persone in Italia. Ecco perché è fondamentale sensibilizzare i pazienti e i loro cari a riconoscere per tempo la patologia e soprattutto prevenirla, in particolar modo ora che le nuove soluzioni terapeutiche disponibili permettono una significativa riduzione della mortalità. Inoltre diventa sempre più importante una corretta gestione della patologia, a partire dalla situazione di emergenza fino alla dimissione, passando per una necessaria riabilitazione cardiologica e con una continuità di assistenza anche a domicilio. Questa è la volontà dell'associazione pazienti, creare una formazione dopo la dimissione dall'ospedale, a far modo che ci sia una sensibilizzazione con le istituzioni a che il paziente possa avere una risposta. Quindi un network tra l'ospedale, l'emergenza, il medico del territorio, gli specialisti ambulatoriali, i caregivers, le associazioni di volontariato, il personale infermieristico, per creare un punto di riferimento dove il paziente con scompenso possa finalmente saperne di più. Lo scompenso cardiaco è una patologia assolutamente emergente, anche perché si lega tantissimo alla cronicità. Come gestire bene i nostri pazienti scompensati? Deve esserci una linea di continuità tra ospedale e territorio. Nel nostro ospedale San Paolo abbiamo iniziato un'attività di un ambulatorio per i pazienti scompensati, un ambulatorio che non si limita solo a visitare i pazienti, ma anche a fornire ai nostri pazienti un servizio di telemedicina. Una cosa molto semplice, ma che nei nostri pazienti, soprattutto anziani, funziona molto bene. Questa è una vera integrazione ospedale-territorio. Abbiamo a disposizione dei nuovi trattamenti farmacologici soprattutto, i quali possono ovviamente migliorare la prognosi, e quindi è importante che questi trattamenti vengano applicati, come è importante che il paziente possa accedere in qualunque punto della rete alle cure adeguate.